Buonasera Cristina. Buonasera. Ciao Edi, buonasera. Allora, io intanto direi che mentre si stanno collegando i partecipanti al webinar, faccio una brevissima presentazione per coloro che sono collegati dell'Accademia. Vedo che piano piano si stanno collegando un po' tutti. E quindi intanto intrattengo per permettere un po' a tutti di potersi collegare al webinar di oggi. Innanzitutto grazie per aver partecipato, aderito alla nostra richiesta. Come voi sapete, o per chi non lo sapesse, Accademia Formalia è un ente di formazione, ma in particolare è un team di docenti e di consulenti, esperti un po' in tutti gli ambiti che riguardano la consulenza alle aziende e non solo alle aziende, ma anche i privati, i disoccupati e coloro che sono in cerca di una riqualificazione o un aggiornamento professionale. Detto questo, vorrei spiegarvi che praticamente questi webinar mensili, e probabilmente diventeranno anche due webinar al mese, verranno tenuti un po' a turno da tutti i nostri docenti e consulenti. E ognuno tratterà ovviamente la propria materia. La Cristina Miglioli, che è la nostra docente in ambito delle tecniche di vendita e sulla nostra piattaforma di Accademia Formalia, www.formalia.it, troverete il suo corso sia in modalità online, quindi registrato, sia in modalità live che potrete prenotare a seconda delle vostre esigenze. Detto questo, oggi la Cristina terrà un focus particolare di quello che è il suo ambito di specializzazione e così andremo a fare anche altri un po' tutti i mesi con l'organizzazione di questi webinar, completamente gratuiti, ma che vogliono costituire anche una pillola formativa. Una pillola formativa nei diversi ambiti. Quindi io vorrei solo dirvi che Accademia Formalia con questo mese è partito anche con un nuovo progetto, il progetto degli abbonamenti. Quindi per tutti coloro che sono interessati alla nostra formazione c'è questa formula molto conveniente con la quale si può accedere a tutta la formazione dei nostri consulenti ad un prezzo ovviamente scontato. Poi ci potrete seguire perché metteremo tutte le comunicazioni sui nostri social, su Facebook, su Instagram, su LinkedIn. Non manderemo newsletter se non proprio nell'indispensabile perché sappiamo che siamo tutti tartassati da mail e webinar. E quindi io vedo che gli spettatori sono già abbastanza. Se vuoi, Cristina, possiamo anche cominciare, altrimenti diamo ancora qualche minuto. Sì, Edi, per me possiamo cominciare magari facendo una piccola introduzione. Certo, quindi io, ecco, preciso che quindi il tema che sarà focus del webinar tenuto dalla Cristina oggi, sempre nel suo ambito di specializzazione, è come organizzare un piano vendite per l'export. E infatti l'obiettivo di questi webinar è, come ho detto prima, dare delle pillole formative. Queste pillole formative non, le daremo non solo attraverso i webinar, ma anche attraverso delle interviste registrate. E anche con la Cristina abbiamo registrato un'intervista, se ci ricordi il contenuto dell'intervista che abbiamo fatto, sempre nel tema delle tecniche di vendita. E così andremo a fare con tutti i docenti del nostro team. Abbiamo già cominciato e ne abbiamo anche registrate diverse. E saranno a disposizione di tutti gli utenti che si iscrivono ai pacchetti degli abbonamenti, sia i webinar che le interviste registrate. E con ogni docente anche terremo delle ore di consulenza one-to-one, giusto Cristina? Anche con Giusto, te. Anche con te esatto. abbiamo Siamo un'opportunità. disponibili per approfondimenti e per dare qualche consiglio, diciamo, un po' più personalizzato. Esatto, quindi c'è la possibilità sia di seguire i webinar che ogni docente tiene per l'Accademia, sia di seguire le interviste, queste anche in completa autonomia, perché tranne quando il webinar viene
tenuto e quindi come oggi quello della Cristina, poi viene messo sulla nostra piattaforma all'interno del pacchetto abbonamenti e quindi ve li potete vedere e riascoltare tutte le volte che volete. Esatto. Ecco, una cosa molto importante per quanto riguarda lo svolgimento del webinar, tutti avete a disposizione una chat dove potete porre delle domande, scriverle durante l'esposizione della Cristina, perché facciamo questa breve introduzione, poi la Cristina tiene il suo webinar, dopodiché lasciamo 10-15 minuti al termine per poter fare delle domande, se avete dei quesiti, delle domande, delle spiegazioni a chiedere alla Cristina, poi apriremo l'audio a tutti e potrete così direttamente anche dialogare con la nostra docente. E soprattutto, ecco, l'ultima cosa che vi dico è che se al termine del webinar, oppure domani, quando volete, volete iscrivervi alla nostra piattaforma di Accademia Formalia, per chi non è già iscritto, rilasceremo il materiale che la Cristina oggi utilizzerà, quelle slide per la spiegazione del webinar, e in più anche l'attestato di partecipazione. Entrambe queste cose le troverete nella vostra area personale, nell'account sul sito di Accademia Formalia. Poi ovviamente per qualsiasi domanda o se voleste avere della documentazione a parte ci scrivete a staff@formalia.it. Detto questo, io Cristina direi che sono le 6:05, per cui siamo perfettamente in orario, abbiamo fatto i 5 minuti canonici. Esatto. E poi possiamo partire. Perfetto, cominciamo. Ed l'intervista l'avevamo fatta sulla formazione, sulla creazione di un listino prezzi, che è un po' la base delle vendite, e difatti abbiamo affrontato alcune questioni, anche alcune problematiche che si risolvono facilmente rispetto proprio alla creazione di un listino prezzi e a tutta la scala di scontistiche poi che vanno offerte tra i vari intermediari per arrivare poi a un prezzo finale. Io a questo punto partirei con la condivisione, esatto, delle slide. Lascio il video. Ci vediamo 10 minuti prima, un quarto d'ora prima della fine del webinar, d'accordo? Perfetto, grazie. Ecco, dimmi solo se si vede. Se si vede la pagina con l'inizio delle slide. Sì, sì, si vede. Perfetto. Esattamente. Perfetto, quindi oggi andiamo a parlare di come si organizzano le vendite, come si organizza un po' l'azienda per iniziare un'esportazione proficua, quindi in un momento come questo dove l'Italia pare ferma su tanti fronti, ecco non su tutti perché da una rapida carrellata pare che ci siano attività che abbiano fatturato molto molto di più rispetto alle annate normali e naturalmente categorie in difficoltà che hanno fatturato meno. Quindi io nello specifico mi occupo di affiancare diversi produttori nell'agroalimentare, quindi food and beverage, una particolare attenzione al mondo del vino, in quanto sono perito agrario e sommelier e sono un esperto di processi di internazionalizzazione di AICE e IMIT e quindi organismo della Camera di Commercio e Regione Lombardia. Perciò detto questo mi sono presentata, insomma ho raccontato un po' anche quello che faccio e chi aiuto. Preparare l'azienda per i mercati internazionali è molto importante, diventa fondamentale quando si vuole vendere anche all'estero per diversificare il rischio e per fatturare di più naturalmente, però bisogna essere adeguatamente pronti, quindi fare qualsiasi passo non calcolato potrebbe portare a costi superiori. Quindi partiamo con la seconda pagina. Quindi parleremo di come limitare il rischio di perdite quando si pensa all'esportazione, di qual è l'impegno nei progetti export, di come comunicare con il cliente in tutte le fasi del processo di vendita, di come organizzare una struttura gestionale e digitale, del customer care, che è un punto veramente fondamentale del processo di vendita, e poi naturalmente le conclusioni. Quindi
Intanto la prima domanda che bisogna porsi quando si pensa all'internazionalizzazione è la seguente. L'estero è veramente quello che serve alla nostra azienda? Perché vogliamo esportare? Perché abbiamo una capacità produttiva? Stiamo facendo degli investimenti per produrre di più? Abbiamo un servizio che è adatto all'internazionalizzazione ed è richiesto da clienti stranieri? Quindi bisogna affrontare alcune questioni che naturalmente non possono essere legate all'impulso dell'imprenditore. Consideriamo che nel momento in cui l'azienda è nostra, il prodotto è nostro, l'abbiamo creato noi, arriviamo da generazioni di lavoro e lavoratori in quell'ambito, perdiamo un pochino la nostra obiettività. E di conseguenza avere un parere esterno e obiettivo rispetto al progetto, ai risultati, ai mercati da affrontare prima di iniziare è utile, A, per evitare di appunto spendere denaro inutilmente e B, anche per evitare di togliere tempo e attenzioni alla nostra azienda, soprattutto in un momento storico dove le risorse umane costano molto. Quindi qua diciamo che appunto c'è una parte di lettura che tranquillamente in autonomia scaricando questo file, però vorrei anticiparvi che alcune delle cause di fallimento dei progetti export possono essere sicuramente non aver svolto le ricerche di mercato adatte, e in questo senso vi faccio un esempio. Per quanto riguarda il food and beverage, tutti vogliono andare a vendere negli Stati Uniti, ma il mercato degli Stati Uniti, seppur molto grande e molto ricco, è saturo. Di conseguenza, per presentarsi in un mercato come grande come gli Stati Uniti, bisogna studiare molto bene il tipo di cliente, molto bene il prodotto o servizio che si va a offrire. Poi, un'altra delle problematiche è proprio quella di voler andare con un prodotto che noi abbiamo già in azienda e che è adatto al nostro mercato piuttosto che al mercato europeo, ma lo stesso prodotto che in Italia si vende molto bene non è detto che si venda bene in Cina. Quindi bisogna fare un'analisi anche rispetto al mercato dove si vuole entrare. Poi voler vendere a tutti, quindi cercare di avere in azienda tantissime linee di prodotto che possano servire più o meno a qualsiasi tipo di cliente. Ecco, questa è un po' una criticità comunque. In tutti i tipi di attività l'ideale sarebbe focalizzarsi in una nicchia di mercato abbastanza piccola per poterla servire nel modo ottimale. Quindi questa diciamo che è la regola più generale delle attività di successo, di quelle che costruiscono dei brand solidi che vengono poi riconosciuti in Italia e all'estero. In questo senso vi faccio un esempio molto pratico. La Ferrari è riconosciuta a livello mondiale come la macchina sportiva perché è stata la prima e perché non ha mai cambiato la sua identità, mentre tante altre diciamo a tanti altri brand sono passati dall'utilitaria alla sportiva, al SUV e non hanno mantenuto una riconoscibilità. Ferrari è simbolo di ricchezza e di sportività. Quindi un'altra cosa importante affacciandosi all'estero è quella di fare un'analisi molto precisa dei propri punti di forza, ma anche dei propri punti di debolezza, perché alcuni sono facilmente correggibili, mentre altri, intesi come punti di debolezza magari strutturali, vanno conosciuti per poi rispondere alle obiezioni dei clienti. Quindi questo è molto importante e non bisogna mai farsi trovare impreparati. Un'altra criticità è quella sicuramente dei budget aziendali, quindi bisogna avere in mente sia un budget che una tempistica che siano realistici, cercare di aprire tanti mercati con piccoli budget potrebbe essere solo una perdita di tempo. E qui si arriva al punto dolente: tantissime aziende sono molto più interessate al proprio fatturato che non a generare un valore per il proprio cliente, e questo è un po' il motivo per cui poi diventa tanto tanto difficile vendere. Ecco, allora passiamo un po' alla parte, diciamo,
Passiamo un po' alla parte di rischio, di rischio appunto di perdita. Diciamo che in linea generale bisogna valutare tre tipologie di pilastri all'interno dell'azienda che vanno tenuti monitorati, ossia il pilastro strategico, quindi prima di iniziare la parte operativa, ossia il vero e proprio contatto dei clienti, la creazione di una brochure, qualsiasi cosa che comporti la spesa di un budget, è molto importante capire appunto dove si vuole andare, in quali mercati target e il profilo esatto del proprio cliente. Dopo stabiliti questi parametri, si passa al pilastro organizzativo. Quindi, definito che i vostri punti di forza e punti di debolezza e l'analisi dei competitor, si va a identificare qual è l'offerta migliore che si può fare al vostro cliente target e quindi si va a preparare un'offerta mirata. E molto spesso questo dipende dal mercato e quindi dalla cultura del luogo. Quindi la logistica nel pilastro organizzativo è molto importante perché le tendenze di questi ultimi anni si sono quasi tutte basate sul successo di aziende che hanno organizzato la propria attività non più tanto, così tanto su una qualità eccellente del prodotto. Anche sicuramente quello è importante, ma quello viene dato oramai per assodato. Adesso bisogna lavorare su un servizio cliente efficiente e una logistica pronta, quindi questo sicuramente è un punto importante. Al terzo posto c'è il pilastro finanziario, ossia pianificare bene tutte le voci di spesa e gli obiettivi di ogni voce di spesa. Solo così si riesce a capire quali sono gli obiettivi e a tenere monitorati i risultati. Ecco, quindi, detto questo, questo è un po' una ripetizione di quello che abbiamo appena detto, ossia il punto primo per evitare di perdere budget è quello di identificare pochi paesi dove le opportunità sono molto buone. Il secondo è quello di profilare qual è il vostro migliore cliente e vedere di trovare lo stesso buyer nei paesi stranieri e poi naturalmente contattarli. Dopodiché bisogna programmare degli investimenti mirati. Adesso parliamo dell'impegno nei progetti export. Quindi l'impegno di un'azienda nei progetti export, secondo il mio punto di vista e dopo aver parlato con tante aziende, aver seguito tante aziende nelle esportazioni, è un po' sottovalutato. Tutti pensano che, per sentito dire, forse anche perché tanti amici, imprenditori, colleghi vendono all'estero magari da tantissimi anni, si pensa che esportare sia semplice. Non è difficile, certo, si tratta di trovare dei clienti interessati al vostro prodotto o servizio, fare un'offerta che sia il più personalizzata possibile e trovare un'intesa commerciale. Questo è logico, però diciamo che poi gli ostacoli sono tanti a livello doganale, a livello logistico, a livello anche di spostamenti, quindi bisogna avere una struttura adeguata. Perciò io quello che consiglio sempre è di essere rapidi nelle risposte al cliente così da generare fiducia, perché far passare troppo tempo da quando è stata fatta una richiesta a quando si dà una risposta è un po' indice o di sovralavoro e quindi di non avere abbastanza risorse umane oppure di, come dire, avere troppe cose da fare, essersi un po' diventati da loro, soprattutto in fase di acquisizione dei clienti, consiglio di avere una risorsa dedicata. Poi servizi lenti degradano rapidamente le possibilità di successo, la competizione e la concorrenza è altissima, quindi nessuno si affeziona più a un prodotto, a un servizio, se questo non gli dà i risultati desiderati. Quindi fornire risposte in 12-24 ore è quello che la policy che stanno adottando le aziende più innovative, consegnare il prodotto e il servizio in anticipo rispetto alle scadenze, mai in ritardo. Questa è una regola che vale per qualsiasi cosa. Il nostro cliente va sorpreso positivamente in ogni fase
del nostro processo di vendita, quindi non dobbiamo mai tentare la strada del vendere e poi abbiamo diciamo raggiunto il nostro obiettivo. Quello non è, è un obiettivo molto effimero, perché l'obiettivo è quello di creare una base di clienti soddisfatti che possano dare delle referenze così da acquisirne di nuovi. Poi assumersi costi di sostituzione del prodotto o servizio se dovesse rendersi necessario, perché il cliente, non avendone colpa, giustamente non deve essere soggetto a dei costi extra, e costruire una solida relazione. Implementare prima dei competitor i propri prodotti è molto importante e vi dà un vantaggio anche nella costruzione del brand, perché storicamente tutte le aziende che hanno creato brand di successo sono quelle che hanno inventato un nuovo sistema per portare valore al proprio cliente. Quindi qua arriviamo ad un tasto abbastanza dolente, che è quello della comunicazione con il cliente. Io qui ho fatto uno schema in cui si parla sicuramente della comunicazione in fase di acquisizione, in quella sono sicura che siamo tutti bravissimi, perché quando siamo interessati ad acquisire un cliente siamo sempre sul pezzo e non ci dimentichiamo mai magari anche di sollecitare una risposta da parte loro. Poi i problemi arrivano solitamente quando il contratto è stato fatto, è stato incassato e c'è appunto da rispondere ai problemi che ha il cliente. Questa è una parte che, se svolta bene, quindi la soluzione dei problemi del cliente, vi porta clienti fedeli per sempre. Quindi per assurdo è una parte ancora più importante rispetto a quella di acquisizione. Quindi sicuramente le vendite iniziano quando nella testa del cliente si sviluppa la necessità del vostro prodotto o servizio, e anche lì dovete farvi trovare pronti. Questo è quello che in gergo si dice creare una struttura digitale SEO e SEM per essere trovati prima che essere noi ad andare a cercare il cliente. Quindi tutto quello che noi sentiamo su Google, che è il motore di ricerca più importante, più strutturato, effettivamente con delle campagne fatte bene, mirate, porta dei buoni risultati. Qui il mio consiglio è quello di essere molto specifici, quindi individuare una tipologia di cliente molto precisa e fare delle campagne, degli investimenti solo su quella tipologia. Facciamo un esempio: vogliamo acquisire dei clienti esteri e produciamo tutti i tipi di bulloni e insomma altri attrezzi che servono all'industria metalmeccanica, l'ideale sarebbe capire nella nostra azienda qual è il prodotto che ci dà il maggior vantaggio, quello su cui siamo più specializzati, più bravi, e puntare tutta la nostra comunicazione su quello. Perché da una parte è vero che di sicuro la richiesta del mercato è più ampia, avranno bisogno anche di altre cose, oltre ai bulloni avranno bisogno le fascette e chissà che cos'altro. Però è vero che tutti quelli che cercano bulloni troveranno voi, e è una fascia di mercato piccola, una nicchia piccola, ma molto molto specifica. E quindi è importante iniziare così per non disperdere budget e quindi non passare ogni mese da un altra e da un prodotto all'altro, se no non si darà il tempo a quel prodotto che per noi è un prodotto forte di crescere, di farsi notare, di farsi vedere. Concentrare le attenzioni su quel singolo prodotto o servizio su cui siamo molto bravi, e poi un po' alla volta lavorare anche sui clienti, sui nuovi clienti che arrivano, per ampliare la gamma di fornitura. Quindi questo è diciamo la comunicazione quando si cerca di acquisire un cliente. Un altro tipo di comunicazione in fase di acquisizione è quella cosiddetta outbound, quindi quella dove sono i clienti a trovare noi grazie ai motori di ricerca si chiama inbound, quella dove siamo noi a trovare loro si chiama outbound. Cosa comporta? Sono tutte le email di marketing o cosiddette DEM, sono tutte le
le chiamate che noi facciamo ai potenziali clienti, quindi sono tutte le ricerche di nuovi clienti tramite fiere, quindi diciamo che la parte inbound è un po' meno faticosa. E alla fine dei conti bisogna fare quella che è un'analisi dei vari canali, quindi capire tra l'inbound e l'outbound che cosa ci dà il risultato migliore, considerando sempre però che le due cose non vanno mai da sole, quindi è sempre un mix di attività a creare nella testa del cliente la visione della vostra azienda. Quindi decidere di fare adottare solo una strategia e abbandonare tutte le altre potrebbe risultare limitativo. Quindi in fase di erogazione del prodotto o servizio naturalmente bisogna considerare vari aspetti, quindi la logistica, come consegniamo il prodotto al cliente, come teniamo monitorati i risultati che il cliente ha grazie al nostro prodotto. Tutte queste informazioni ci servono per creare un portfolio, quindi noi dobbiamo assolutamente per ogni cliente creare un cosiddetto prima e dopo che possa farci da referenza per trovare nuovi clienti, quindi la cosiddetta prova sociale che il nostro prodotto è stato apprezzato e che altre aziende come quella che assomiglia a quella del nostro competitor si siano trovati tanto bene con il nostro prodotto o servizio. Quindi anche qui la comunicazione è importante, perché naturalmente bisogna sempre tenere informati i nostri clienti e tenere traccia di quello che stiamo facendo, e poi bisogna comunicare il proprio impegno. Quindi essere molto chiari con una strategia di comunicazione è un po' l'inizio di quelli che sono i contenuti che poi la vostra azienda darà a tutti i vari stakeholder, che possono essere i clienti finali, i clienti intermedi, i grossisti, gli installatori. Quindi su tutti i livelli bisogna comunicare il vostro impegno. E adesso passiamo al tasto dolente, ossia la customer care, che, alla quale io sono molto affezionata, perché mi rendo conto come utente che quando un'azienda ha un servizio customer care debole o che non mi risolve il problema, sono molto più disposta a cambiare fornitore. Questo succede su tanti fronti, dalle compagnie telefoniche piuttosto che insomma i vari supermercati dove si va normalmente a fare la spesa. Ho proprio questa sensazione che le attività e come i dipendenti delle aziende si preoccupino di risolvere i miei problemi faccia molto la differenza nella scelta del fornitore. Quindi alcune attività utili in caso appunto di problema con il cliente è sicuramente quella di scusarsi per gli errori invece di cercare delle vie di fuga, pagare gli errori di tasca propria proprio per appunto guadagnarsi la fiducia. Avremo perso magari su quel cliente, ma avremo sicuramente guadagnato in reputazione e ne troveremo altri. Chiedere sempre ai propri clienti come si sono trovati e fare magari, visto che adesso ci sono tantissimi mezzi anche a livello digitale, ve ne nomino uno che si chiama Trustpilot ed è un sistema molto carino che si può mettere su tutti i siti web e fa vedere il grado di soddisfazione dei clienti rispetto alla vostra azienda. Poi tenere appunto le prove sociali e quindi magari due righe, ancora meglio un video di un cliente che racconta come si sia trovato bene con voi, perché è importante questo tipo di referenze per costruire un portfolio di qualità da presentare a tutti i prossimi clienti. Un famosissimo imprenditore diceva, quando gli è stato chiesto se ricominciassi da capo oggi e dovessi trovare il milione di clienti che effettivamente hai, come faresti? E lui disse, con il primo, soddisfando le sue richieste, e poi per un milione di volte. Perciò, insomma, il segreto alla fine è tutto qua. Per quanto riguarda la struttura gestionale digitale, ho voluto
fare questo schema per, è abbastanza rappresentativo di quello, quella che è l'attività che come export manager noi dobbiamo andare a fare costantemente per i nostri clienti. Quindi nella struttura gestionale di un progetto export bisogna intanto definire per ogni attività quali sono gli indicatori chiave e quali sono le tempistiche. Se l'attività, ossia nell'ambito, parliamo sempre di acquisizione nuovi clienti, abbiamo identificato il mercato India, abbiamo identificato il target, non lo so, produttori di magliette, quindi dobbiamo andare a ricercare come cliente un produttore di magliette in India. Come lo ricerchiamo? Va bene, certo, facciamo un elenco di, non lo so, potenziali clienti, dopodiché recuperiamo i nominativi delle persone che se ne occupano, facciamo una mailing, una telefonata, un viaggio ad una fiera, decidiamo quale strategia adottare, ma sicuramente prima di fare tutto questo, per ogni tipo di attività, noi dobbiamo identificare quali sono le risposte che vogliamo dare alle domande. Quindi, come facciamo l'attività di mailing? Abbiamo 1000 nominativi. Quante risposte positive abbiamo ottenuto mandando email a 1000 nominativi? 10. Quante risposte positive abbiamo ottenuto telefonando a 1000 nominativi? 20. Quante risposte positive abbiamo ottenuto andando a una fiera in India? 35. Quindi tutto questo porta alla fine a stabilire che attività è meglio fare e quali costi ha la singola attività, perché dobbiamo capire a livello aziendale, poi probabilmente saremo in grado di farle tutte e tre, però dobbiamo capire il ritorno sull'investimento e i tempi di ritorno di ogni investimento. Così da avere uno schema molto più chiaro e avere anche poi la possibilità di scegliere quale strategia adoperare con dei dati reali, con dei dati effettivamente utilizzati. Quindi qui appunto spiego come le attività commerciali oramai, soprattutto in quest'ultimo anno, siano state per lo più al computer, quindi siano state digitali per chi poteva, e per chi invece non poteva, nei casi delle categorie soprattutto che hanno dovuto chiudere, purtroppo non c'è stato molto da fare, ma la soluzione probabilmente c'era. Beh, sicuramente non per i parrucchieri e gli estetisti, questo è chiaro, il contatto è troppo stretto, però alcune aziende, conosco molti ristoranti anche di altissimo livello, che si sono attrezzati per fare delle consegne. Quindi ho visto due tipologie di aziende, due tipologie di titolari, ossia quelli che si sono arresi all'evidenza, ossia al periodo di crisi che ha messo tutti in ginocchio, gli ha fatto chiudere il ristorante e loro non si sentivano di poter consegnare un prodotto di qualità a casa del loro cliente, o forse non avevano le persone adatte a farlo, e tanti invece che si sono attrezzati, hanno studiato delle ricette apposite, quindi magari evitando la pasta che scuoce, magari facendo delle pietanze, insomma, che potessero resistere al viaggio, sempre di qualità, però hanno studiato dei menu apposta e hanno fatto delle offerte molto interessanti che assolutamente sono state ben accettate dai clienti che comunque avevano fiducia nella loro offerta e nel loro servizio. E quindi ho parlato recentemente con un ristorante che appunto si è attrezzato per consegnare dei pasti sottovuoto e ha guadagnato molto di più rispetto a mesi normali. Quindi c'è un po', diciamo, l'inverso della medaglia, e anche il momento di crisi per aziende innovative e creative è stato un momento di opportunità. Naturalmente non è così per tutti e non è facile per tutti. Passiamo poi alla questione customer care, perché anche se naturalmente, insomma, può essere accolta e implementata in tanti modi, adesso per il customer care io intendo
tutto quello che è la comunicazione con il cliente, la soluzione di un problema per il cliente in ogni fase del nostro processo commerciale. Quindi quando ha bisogno di informazioni per decidere se acquistare il vostro prodotto o servizio, quando ha bisogno di informazioni in fase di attuazione del progetto insieme a voi, quando poi appunto ha bisogno di informazioni per risolvere dei problemi tecnici piuttosto che altro, è molto importante dare degli strumenti. E attualmente esistono anche degli strumenti digitali molto utilizzati sui siti web che danno delle risposte immediate. Questo cosa significa? Significa che tante aziende hanno creato una lista di domande frequenti, anche detta FAQ, una lista di risposte a queste domande, e quindi quando il cliente arriva sul sito e trova questo chat box, inserisce la domanda oppure cerca e seleziona la domanda tra quelle presenti, gli viene subito fornita una risposta. Se quella non è sufficiente, si mette in contatto magari via chat con un servizio di assistenza, con un numero verde, e così ha una risposta immediata a un problema, anche se è dal mondo e non avrebbe accesso al vostro centralino fisico. Detto questo, insomma, poi ci sono molti altri strumenti per dare delle risposte, per come dire, assistere il cliente anche dopo le vendite, e quindi vi consiglio appunto di magari chiedere qualche informazione in formalia per avere maggiori informazioni. Una cosa importante che ho sottolineato anche in questa slide è che offrire un servizio o un prodotto 100% soddisfatti o rimborsati è molto importante, perché A, siete voi che dovete essere sicuri di quello che state vendendo e dovete essere sicuri che il vostro cliente non vi ritornerà il prodotto o servizio che gli state vendendo, e B, perché dà assolutamente un'idea di fiducia, e di conseguenza un cliente che sa di essere rimborsato in caso qualcosa non vada bene, di sicuro si sentirà più tranquillo nell'acquistare il vostro prodotto. In realtà le statistiche e i numeri dicono che i rimborsi poi sono molto pochi, quelli che effettivamente vengono richiesti dal cliente. Perciò questa è una policy che assolutamente diventerà il futuro delle vendite. Perciò, arrivati a questo punto, io ho finito con la presentazione di queste slide e di questi argomenti, che naturalmente sono stati affrontati in maniera molto leggera e superficiale, e come avrete potuto intuire meritano di sicuro approfondimenti ulteriori. Però vogliamo lasciare un po' di spazio magari alle vostre domande, e di conseguenza se qualcuno ha delle domande, volentieri. Allora, infatti io, Cristina, adesso sto praticamente attivando l'audio a tutti i partecipanti. Quindi, molto bene. Se vogliono porre direttamente delle domande anziché scriverle, possono, io faccio consenti di attivare, quindi basta che attivino l'audio sul proprio PC o il proprio dispositivo con il quale si sono collegati, in questo modo possono fare la domanda direttamente a te. Perfetto. Subito. Prego. Io vorrei fare una domanda, se possibile. Sì, buongiorno Luigi, dica. Buonasera. Ciao, grazie buonasera. Per le informazioni che ci ha dato. Volevo chiederle, lei tra gli strumenti di comunicazione non mi sembra abbia citato i social network. C'è un motivo particolare oppure no, è solo... No, è perché consideri, Luigi, che io qui ho dato un po' un'infarinatura. Nel senso che negli strumenti di comunicazione consideri che ci sono quelli digitali, ossia tutto quello che sono i social media, i blog, piuttosto che anche i magazine online. Ci sono tutti quelli tradizionali, quindi
quindi la carta stampata, la televisione, la radio, cioè ci sarebbe da aprire una parentesi che è più relativa al marketing che alle vendite. Però assolutamente i social, soprattutto quando si parla di campagne, sono molto importanti perché effettivamente sono dei lead generator, quindi sono dei generatori di nuovi contatti di potenziali clienti. Perfetto, grazie. Prego. Benissimo. Se c'è qualcuno che vuole fare delle domande direttamente, può partecipare attivando l'audio sul proprio PC senza nessun problema, perché poi il tempo a disposizione ce l'abbiamo e siamo perfettamente in tempo. Mi sembrava di sentire qualcosa, non vorrei parlare sopra. No, qua. No, sì, Paolo vuole fare una domanda? Altrimenti potete usare anche il servizio chat della... Sì, magari c'è un attimo di... E tu come puoi ti fare, Juve? Che schifo! Allora, c'è un attimo di confusione, per cui... No, credo che Paolo abbia il microfono aperto. Allora... Ok, e quindi io ricordo poi che tutti questi webinar vengono tenuti ogni mese, che nella giornata di domani a tutti coloro che vogliono iscriversi, se già non sono iscritti ad Accademia Formalia, noi metteremo a disposizione le slide e la registrazione audio del webinar di oggi, in modo che potrete riascoltarvelo e leggere il materiale a seconda delle vostre necessità, e metteremo anche a tutti coloro che sono stati collegati e hanno partecipato l'attestato di partecipazione al webinar. Ecco, Cristina, tu hai altro che vuoi dire in chiusura? No, l'argomento esportazione è veramente molto ampio, quindi... trattato poi all'interno del tuo corso, esatto, di vendita, giusto? Esatto, all'interno del corso di vendita c'è diciamo sicuramente tutta la parte di preparazione e quindi tutto quello che secondo me è importante sapere prima di fare un'offerta di un prodotto, quindi anche rispetto alle necessità che un cliente può avere, come costruire un prodotto che poi abbia successo. Dopodiché c'è tutta la parte strategica, ossia l'individuazione dei piani di comunicazione e commerciali che bisogna creare prima di fare delle azioni operative. Quindi dividiamo strategia, che è tutto ciò che si realizza sulla carta come piano di azioni, mentre parliamo di operatività quando si mettono in pratica le azioni prese in considerazione nel piano strategico. Quindi l'operatività è una conseguenza, ci sono molti errori a cui fare attenzione, le vendite sono insidiose, però per questo motivo è sempre utile tenere traccia delle attività e di quali sono le cose che vanno bene e anche le cose che vanno male, così da poter ripetere le attività che funzionano bene e invece correggere quelle che non funzionano. Perfetto. Poi anche ricordo un'altra cosa, che sempre tramite la piattaforma di Accademia Formalia è possibile prenotare delle ore di consulenza con la Cristina, in ambito appunto vendite o quelle che sono le vostre esigenze di consulenza, perché la Cristina, oltre, come ho detto prima, docente di Accademia Formalia e quindi tiene i corsi legati alla vendita sia online, quindi registrati, sia live, è anche a disposizione per le ore di consulenza individuale, quindi si può personalizzare quella che è l'ora che andrete a prenotare in base alle vostre esigenze.
Vi anticipo che il prossimo mese il webinar sarà tenuto da una collega, quindi un altro componente del team dei docenti di Accademia Formalia, la dottoressa Elisa Becchini, che è avvocato del lavoro, nell'ambito quindi della sua materia. Ci sarà il prossimo webinar che vedrete poi pubblicato tramite tutti i nostri social e anche sul sito stesso di Accademia Formalia. Oltre che poi manderemo una mail, ma non molto di più. Infatti, Cristina, diciamo che di mail ne riceviamo abbastanza tutti. Cosa dici? È vero, però diciamo che c'è ancora un buon ritorno dalle email, se fatte bene, con un criterio. Devo dire che è uno strumento che funziona ancora. Una cosa, quando interessa, viene letta. Bisogna metterla nella forma giusta. Esatto. E quindi, siccome hai chiuso questo webinar con il discorso del customer care, okay? Sì. Che cosa consiglieresti ad Accademia Formalia come azione per sondare il gradimento del webinar che ha fatto, per stare in tema? Esatto. Beh, diciamo che bisognerebbe fare una piccola analisi su come vogliono essere raggiunti i clienti, e quindi se una telefonata è troppo fastidiosa, magari un messaggino non è tanto impegnativo e possono rispondere quando vogliono. Quindi io quello lo farei. Quando, devo dire che quando mi arrivano i sondaggi via email, non rispondo, a meno che non sia un tema che ho particolarmente a cuore, perché nel momento in cui si clicca sull'email si viene rimandati a un altro sito con 10 domande, quello non è molto pratico. Quindi io quello che consiglio è una risposta sì o no, ti è piaciuto, sì, ti è piaciuto o no, e magari un suggerimento per qualche tema export che possa essere di loro interesse. Oggi siamo stati molto molto generici, siamo partiti dall'inizio della progettazione export per arrivare alla fine al customer care. Quindi, come prima Luigi diceva, magari fare un approfondimento sulla parte social per l'estero, questo sarebbe di grande piacere per me, perché è una cosa che mi interessa molto. E quindi potrebbe essere oggetto di uno anche dei prossimi webinar che andiamo a fare nei mesi successivi. Sarebbe carino. Benissimo, una bella idea. E hai dato un ottimo spunto, quindi eventualmente manderemo un sondaggio brevissimo di 3 domande, tanto per capire se i nostri utenti hanno gradito il webinar. Esatto. Perfetto. Quindi io adesso non mi vedete, ecco, adesso mi vedete, scusate, non avevo attivato il video. Io volevo ringraziare tutti i partecipanti e quindi vi do appuntamento al prossimo mese. Vi anticipo che arrive, non so se il prossimo mese, ma da maggio sicuramente faremo 2 webinar al posto di 1 al mese. Colgo un attimo la domanda di una chat. Perfetto, ringraziano e sono gentilissimi. Quindi grazie a tutti voi, ai partecipanti, grazie alla Cristina per grazie il a te, aiuto, e ci vediamo sul sito e sui social di Accademia Formalia. Quindi buonasera. Grazie a tutti e buona serata. A presto. Grazie. Grazie, grazie a voi. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera.